avevamo un filtro diverso. Ti piaci con questo filtro? Sì, sì, va bene. A posto, buonasera, oggi è giovedì. Ah già! Siamo già dal filtro, eravamo in onda. Perfetto, in diretta. L'inquadratura è sempre bella. E che devo fare? Avambraccio e doppio mento. Vabbè, ma stai scomoda così, non si vede lo stesso. Già sto facendo le fisioterapie per il mangiarmi con brachialgia. E guarda così, ecco così vede anche il tuo braccio magro. Così, vedi, ecco, che tu sei magra. Sono magra, ok. Vabbè, perfetto. Allora, siamo qui. Abbiamo terminato un'altra sessione di interviste molto, ma molto, 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 come ho detto con Diana e Claudio, molto interessante. Perché, Paola? Perché? Che abbiamo intervistato? Abbiamo intervistato come primo ospite, abbiamo avuto Zorama, una persona squisitissima, un artista di eccellenza. Molto umile. Molto umile, devo molto dire simpatico. Molto simpatico. Spontaneamente ci ha raccontato delle chicche, delle cose inedite che però non svegliamo ovviamente perché non possiamo assolutamente. Vabbè, diciamo che Zorama è un autore straordinario che ha avuto la fortuna, come tanti miei amici e quindi la mia fortuna, di scrivere per Mina. Per Mina in questa sua nuova epoca musicale, ma Zorama è particolare perché? Perché è riuscito, a differenza di tutti gli autori moderni che hanno scritto per Mina, a far cantare il rock a Mina. Sì. E quindi raccontiamo anche l'aneddoto. Anche l'aneddoto. Quando Zorama decide praticamente di presentare questi lavori a Mina, lui non lo fa in maniera spontanea, ma grazie ad un amico che praticamente dice: ma hai mai pensato di inviare questi lavori bellissimi ad artisti tipo Mina? Io ho immaginato la faccia di Zorama, perché veramente lui è molto molto, cioè una specie di caratterista, si capisce tutto, sì, quello, si che capisce vuole tutto dire. Quello che vuole dire, ha un viso che parla, che parla. E quindi ha detto: no, ma sai, poi vabbè, riapriamo questo cassetto, apriamo a caso appunto questo cassetto dove c'erano quattro brani, e dice: vabbè, uno dei quattro. Invece poi Mina ne sceglie addirittura due, ne gradisce addirittura due. Lui non parla direttamente con Mina, no, ma con Massimiliano Pani. Con Massimiliano Pani. E l'intercalare di Massimiliano Pani è stato: no, sai, perché poi a mamma piacerebbe, tu quali canzoni avresti insomma pensato per mamma? Per lui è stata un'emozione incredibile, sì. E quindi c'è questa, una delle tante scritte a Mina. A Mina. Poi che ci ha raccontato più. Ah, l'inedito. L'inedito che poi sarà un disco, sì, che presenteremo anche noi, della buona musica. E poi abbiamo salutato Zorama. Zorama, sì, e poi abbiamo intervistato. Ora parlo di questa coppia, Claudio e Diana, che sono 39 anni insieme, di cui 35 di carriera. Diciamo che ci siamo. Allora, diciamo che è stata un'intervista cantata. Sì, un'intervista cantata, perché loro fanno. No, perché io ho pensato, scusami, allora, visto che li intervistano in Rai, Mediaset, addirittura Costanzo se li porterebbe a casa. Se li potrebbe portare a casa, sì, perché in un momento di sconforto, così che dire di allegria, ci sono loro pronti con la chitarra. Nascono. Sì. Come cantanti di piano bar, e poi grazie ad una coppia che li invita al tavolo per fargli cantare una canzone, Shin con me di Roberto, Roberto Muro e Mia Martini, loro a fare la posteggia. Loro pensano: sai che c'è? Perché vediamo se sei stata attenta, perché decidono di fare la posteggia? Perché si erano commossi, sì, hanno pensato di dire. No, si erano commossi e quindi ecco decidono di fare la posteggia. Però non è stato proprio questo che il fattore scatenante. Insomma, quindi già abbiamo abbandonato la prima ipotesi e passiamo alla seconda ipotesi. Quando vengono chiamati in sostituzione di un gruppo da un loro collega, si trovano per caso, anche se io non ci ho creduto e gliel'ho detto, come ospite in questa festa campana il grande, e qui si ferma l'orologio e dovrebbe partire anche un po' di musica, Roberto Murolo. Roberto Murolo, che ad un certo punto della cerimonia, tra un primo e un secondo, un antipasto e un sorbetto,
decide di alzarsi, perché chi ama la musica e non riesce comunque a stare seduto al tavolo, io lo so, è più forte di me. Io quando sono invitata e vedo un microfono nei paraggi, gira e volta, però il microfono arriva sempre nelle mie mani, che potrebbe essere un doppio senso, ma non lo è. E quindi che cosa succede? Uno lo voleva cantare, però c'era confusione e quindi loro si preoccupavano. Dice: maestro, ma qua no, si voleva cantare senza microfono, senza amplificazione, a voce nuda, diciamo. Sì. E solo che loro si preoccupavano, perché dice: ma non, così non vi sentono. E lui gli rispose: Figlio mio, non ti preoccupare, che come inizio a cantare, casa se stanno zitte tutto quanto. E così è stato. E attenzione, noi rischiamo anche di essere. No, perché ci hanno sorpassate. Sì, perché ci hanno sorpassate in un punto dove non avrebbero dovuto, quindi rischiamo anche di. Perché va giusto le cazzeggiamo. Vabbè, così. E comunque praticamente loro decidono effettivamente che la musica bastava da sola ad attirare l'attenzione di chi ti ascolta. E quindi insomma decidono poi di partire per questa avventura come cantanti di posteggia. Chi non sa che cos'è la posteggia, glielo spieghiamo che cos'è la posteggia. E allora praticamente vabbè, la posteggia sono c'è questa coppia di cantanti, il cantante con l'accompagnatore, anche che può solo da solo con anche la chitarra. Da solo con la chitarra, sì, dipende poi da come si vuole organizzare, si avvicina ai tavoli e canta queste canzoni, sì, poi alla coppia. Io credo che la cantante la posteggia sia nata chiaramente a Napoli, perché le canzoni napoletane perché di base sono quelle praticamente. Poi non so se al nord esisterà non penso che esista. Chiediamo ai telespettatori del nord, voi avete qualcuno che frequenta il nord, ma io che sono del nord di origini non mi ricordo che, voglio dire, sia stata mai una posteggia. L'hanno portata i napoletani nelle occasioni in cui mi è capitata di vedere, sì, ma in rare occasioni, no, però l'ho vista solo sempre qua a Napoli. Sì, perché solo a Napoli la sanno. Però poi in effetti questi due artisti napoletani che fanno anche molto molto teatro sono amati anche dal pubblico televisivo e spesso allietano interviste giornalistiche Rai e partecipazione a Maurizio Costanzo con la loro bella musica. Bella musica. Quindi... E noi li abbiamo amati oggi. Così una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare. Finiamo proprio come loro. Una cosa che si guarda a me, mi innamora così. Guardando a te, Claudio, a te. Sì, poi l'ultima, diciamo, c'è stata la frangente, sì, c'è stata la dedica al marito. Vabbè, si amano, bello, 40 anni insieme. Guarda, non so se sono meglio le nostre dirette o ore e ore di intervista. Vabbè, è un po' di quello e un po' di quell'altro. Ma sei sicuro che così. È una diretta? Sì. Anna, è dubbio, però... vedi, abbiamo anche... Due persone che ci sono. Due persone, sì, vabbè. L'importante è esserci. E poi andrà questa intervista. Sì. Questa è questa diretta. Va bene. Ora noi ci fermiamo, ci prendiamo un caffettuccio e forse vi salutiamo dopo. Vabbè, così arriviamo a due telespettatori. Sì. Ah, ci ricolleghiamo dopo. Sì, dai.